Nell'ultima gara casalinga il Penne saluta il proprio pubblico con una convincente vittoria su un Chieti, con la testa già in Serie D. Al comunale i biancorossi di mister Pavone si presentano con il consueto 4-3-3 con il rientrante cacciatore ad ispirare Di Ruocco e Pagano. Sul versante opposto mister Lucarelli concede minutaggio alle seconde linee facendo accomodare in panchina Ricci, Rodia, Marfisi e Ronzino. A dirigere l'incontro il fischietto pescarese D'Antuono coadiuvato da Falcone Alonzi, ma prima del match si osserva un minuto di silenzio per il decennale del terremoto dell'Aquila. Primo tempo soporifero con entrambe le squadre che non creano alcunché. Il primo sussulto del match arriva al 15° con la punizione di Micciche che si infrange sulla barriera. La risposta del Penne arriva un minuto dopo. Cacciatore disegna una parabola velenosa che viene allontanata dalla difesa neroverde. Al 21° gli ospiti si rendono pericolosi in una doppia occasione. Prima è Toro a provarci con un pallonetto trovando il salvataggio sulla linea di Silvaggi. Poi è Calvarese a cercare la gioia ma il suo sinistro termina non lontano dal palo. Da qui in poi non si registrano altre emozioni degne di nota e si va a riposo sullo 0-0. Il secondo tempo si apre subito con il vantaggio del Penne, cacciatore pesca Pagano in area che di testa fa 1-0. Partita che si apre e che al contrario dei primi 45 minuti di gioco avrà molto da offrire agli spettatori. Minuto 11, Rossi appoggia per cacciatore ma il numero 10 spara alto. Due giri di lancette dopo a provarci Pagano ma la sua conclusione è mal calibrata. Il Chieti non ci sta e si esibisce in uno schema da calcio d'angolo che non ottiene però i risultati sperati. Al 21° cacciatore ruba palla sulla tre quarti e lascia partire un destro che sfiora il palo. E il preludio al gol che arriva 3 minuti dopo, Iannascoli sfrutta l'indecisione tra Di Natale ed il portiere e deposita la sfera a porta sguarnita. Al 33° il Penne va vicino al tris, ancora il numero 8 non riesce però a calciare verso la porta. A 5 minuti dal termine il Chieti riapre la partita grazie a Cellucci, il numero 17 è bravo a raccogliere l'assist di Micciche e a trovare in girata l'angolino basso. A distanza di 120 secondi cacciatore si rende protagonista di ben due occasioni, prima colpisce il palo con il mancino poi calcia tra i guantoni di Salvatore. In pieno recupero il direttore di gara assegna un penalty per l'intervento falloso di Silvaggi su Micciche, replay che non chiarisce la dinamica. Dal dischetto calcia Tato ma D'Amico intuisce l'angolo ed evita il peggio. All'ultimo minuto il Penne stizzito dal rigore si getta in avanti e chiude i conti con Pagano dopo un gran lavoro di Di Ruocco. Finisce così 3-1 per il Penne che non cambia la classifica Vestini ma che lascia in questo campionato il merito di essere l'unica squadra ad aver battuto il Chieti sia all'andata che al ritorno. Le interviste di Matteo D'Achille. L'unica squadra a non aver concesso punti al Chieti. Siamo la bestia nera del Chieti, stavo parlando col direttore sportivo prima. È un caso, è assolutamente un caso. Loro sono una grossa squadra, hanno vinto il campionato meritatamente. Era la squadra più forte del campionato. Noi abbiamo trovato due gare e abbiamo fatto il nostro meglio. Abbiamo giocato al 100% e siamo stati pure fortunati, anche se secondo me l'ultimo rigore concesso al 47° era un regalo. E poi il tutto voluto che praticamente l'hanno sbagliato, perché il nostro portiere ha fatto una grossa parata. Comunque sono contentissimo, ringrazio tutti quanti, i tifosi, la società, abbiamo quest'ultima partita, questa era l'ultima in casa, speriamo di chiudere il campionato in bellezza. Omar Trovarello di Essere il Chieti, Penne bestia nera, per fortuna il Chieti l'anno prossimo in Serie D non ci sarà. No, vabbè, sì, come dice mister Pavone è stato un caso, oggi molto più meritato che all'andata sinceramente, però voglio dire onore a loro. Si sta già pensando all'anno prossimo, qualche movimento di mercato? Ma veramente c'è da comunque da finire l'anno, poi si vedrà, l'estate è lunga, vedremo chi saranno i protagonisti della prossima stagione. Adesso ci siamo, il calcio è così, domani non si sa, quindi. Il mister Lucarelli? Appunto, cioè, non, siamo io, lui, come tutti quanti, dobbiamo affrontare un campionato importante come quello di Serie D, con un blasone importante che è quello del Chieti, e bisognerà fare le cose per bene.